Recensione di Afterburner per Sega Master System. L'illustrazione è carina e trovo che sia sufficientemente esplicativa del gioco vero e proprio. Il disegno della versione giapponese è molto più elaborato e forse più bello da vedere. In questo videogioco impersoneremo un capitano dell'aviazione della Marina che può pilotare l'aereo più veloce e letale che abbia mai solcato le rotte del cielo, il Thundercat F-14. Il nemico ha sviluppato una strategia per conquistare il mondo libero. Spetta a noi decollare dalla Sega Enterprise e distruggere tutto quello che troviamo nello schermo. Afterburner è la conversione del famosissimo coin-op della Sega. È uno sparatutto arcade con visuale posta dietro al nostro aereo. Lo scopo del gioco è portare a termine 18 schemi senza terminare tutte le vite a disposizione. Il giocatore può fare affidamento sul cannone Vulcan con munizioni infinite, che è quello che spara i proiettili gialli che vanno a colpire in centro dove c'è il mirino. E poi ci sono i missili aria-aria. Sono missili a ricerca. Quando sul nemico viene disegnato un mirino, si può lanciare quest'arma che andrà a colpirlo, però non sempre, perché se il nemico riesce a uscire dallo schermo, oppure se è troppo vicino, quest'arma fallirà. Il giocatore può muoversi a destra, a sinistra, sopra o sotto, e poi può fare il rollio, questo che abbiamo visto adesso, cioè girare completamente, no? Sopra e sotto. È una caratteristica distintiva e fondamentale di Afterburner, che lo rende particolarmente spettacolare e serve più che altro per evitare i missili come manovra evasiva. In alto a destra c'è il radar, che inizialmente credevo fosse inutile, invece mi sono dovuto ricredere. A volte può segnalare anche dei nemici che non sono presenti nello schermo e quindi il giocatore può scegliere se girare verso questo nemico oppure cercare di scappare. E comunque è utile in ogni caso perché mostra anche la presenza di quei nemici più lontani e che quindi magari alla vista in un primo momento possono non essere individuati. Nonostante però la presenza di questo funzionale ed utile radar, l'impressione è che il gioco prosegui su un binario sempre dritto, cioè non c'è quella sensazione di poter girare e tornare indietro. Possiamo sicuramente andare a destra, a sinistra, sopra o sotto, ma comunque l'impressione è che si vada sempre dritti verso una meta prestabilita. Giocando ad Afterburner bisogna abbandonare qualsiasi pretesa simulativa, anche minima. È proprio un arcade puro che, secondo il mio parere, almeno nella versione originale, cioè il cabinato da sala giochi o eventualmente da bar, puntava molto soprattutto sulla spettacolarità, più che sulla giocabilità in sé. Onestamente, se voglio giocare a uno sparatutto, preferisco quelli più tradizionali a scorrimento laterale o verticale. Questi primi esperimenti di giochi tridimensionali, che poi non erano tridimensionali perché sfruttavano lo sprite scaling, sto parlando del coin-op, non mi sono mai piaciuti più di tanto. Afterburner fa parte di quei giochi stile Space Harrier e Thunderblade. Diciamo che a quei tempi, Afterburner, Space Harrier e Thunderblade
formavano un trittico di coin-op super famosi della Sega, per cui i bambini come me si fermavano ad ammirare lo spettacolo offerto dai cabinati, che in alcuni casi erano anche cabinati molto grossi, ricchi di disegni, elaborati, con controlli appositamente studiati. Mi ricordo, mi pare fosse Afterburner 2 in una sala giochi della mia città, che proprio si poteva muovere e girava, era una cosa incredibile, con mega casse che sparavano i suoni del videogioco a un volume assurdo. Ma poi, quando i bambini come me, appunto, provavano a giocarci, e tanto spettacolo ma poca resa, non mi piacevano tanto. La conversione per Sega Master System, devo dire che è ben riuscita. La grafica, come era ovvio aspettarsi, non poteva raggiungere le vette dell'originale, ma è buona, decisamente buona. Non è molto varia, però il dettaglio è notevole per un Sega Master System. Anche il numero di sprite contemporaneamente a schermo, considerando anche i vari proiettili, missili, esplosioni, eccetera, è più che sufficiente. Il sonoro, per quanto riguarda la versione giapponese, dava la possibilità di sfruttare anche il chip aggiuntivo per Sega Master System, quello che potevamo giocare in Italia no, però le melodie sono comunque gradevoli. C'è qualche differenza rispetto all'originale? Innanzitutto, completare il gioco richiede più tempo. Siamo nell'ordine della mezz'ora per Sega Master System, mentre l'arcade richiedeva tra i circa, ragazzi, circa tra i 16 e i 18 minuti. E poi ho trovato più semplice riuscire a colpire i nemici su Sega Master System. Il gioco generalmente è più facile, tranne i boss. E questa è una caratteristica distintiva di questa conversione. L'arcade non aveva boss, qua ce ne sono tre, tutti uguali ma con difficoltà crescente. E l'ultimo è veramente una cosa atroce. Un'altra differenza rispetto all'originale è che qui ogni tanto si atterra. Sul libretto di istruzioni c'è scritto che si atterra per incontrare dei camion che ci passano i piani del nemico. Vabbè, una cosa carina. Nel coin-op il numero dei missili a ricerca era limitato e veniva ricaricato soltanto quando incontravamo un aereo che ci rifornisce. In questa versione l'aereo è ancora presente, però a me è parso che fossero comunque infiniti. E sul Master System regala dei punti riuscire a prendere il rifornimento. Sull'8-bit di casa Sega invece mancano le sezioni in cui bisognava evitare degli ostacoli, delle rocce, bisognava fare lo slalom. Qua non ci sono più, sono state eliminate. È arrivato il momento della valutazione. Quindi un videogioco arcade che basa molto del suo appeal sulla spettacolarità, anche su Master System devo dire che è abbastanza spettacolare. Chiaramente siamo lontani dalla versione originale, però il lavoro di conversione devo dire che è ottimo. E il problema è che a me non piaceva nemmeno il titolo originale. Vi ripeto, se voglio giocare a uno sparatutto su una console come il Sega Master System, preferisco Sagaia, Power Strike e altri più classici. Questi primi esperimenti
di videogiochi con visuale finto 3D sono lontani da un videogioco che potremmo giocare, non so, sulla PlayStation 1, sul primo modello di PlayStation, o anche su Sega Saturn. Qui non ci sono power up, non ci sono missioni diversificate, non c'è la possibilità di scegliere fra diversi modelli di aerei, però rimane comunque un'ottima conversione di un titolo storico, per cui la mia votazione sarà comunque positiva. Grazie della visione, vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale saranno molto graditi. Vi lascio alla votazione finale.